In principio c'era colui che è la parola. Egli era con Dio, egli era Dio. Egli era al principio con Dio. Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di lui non ha creato nulla. Secondo le nostre conoscenze attuali, il nostro universo ha avuto origine circa 14 miliardi di anni fa, un tempo infinito, un tempo grandissimo. Eppure non sappiamo niente di quello che c'è stato ancora prima, ma possiamo conoscere qualcosa di questi 14 miliardi di anni. Solo 4 miliardi di anni fa, dopo altri 10 miliardi senza vita, inizia a comparire qualche forma di vita nell'universo. Una novità. E poi 10 milioni di anni fa, i primi antenati degli esseri umani, i primi simili alla nostra specie, ma solamente 3 milioni di anni fa compaiono i primi esseri umani che assomigliano un po' a noi. E 2000 anni fa nasce Gesù e dà inizio a una nuova generazione di esseri umani. Alcuni hanno creduto in lui, a questi Dio ha fatto il dono di diventare figli di Dio. In questo orizzonte di tempo posso trovare anche la mia vita. 48 anni fa sono nato io e adesso vi sto parlando. Questo gesto che sto facendo adesso, in questo momento, parlare con voi in confronto alla storia dell'universo è una cosa piccolissima, minuscola, come un piccolo fiocco di neve. Talmente è piccolo, conta poco e ha anche una durata limitata. Eppure proprio quello che io sto facendo adesso, parlare con voi, è il modo con cui io ho il potere di diventare figlio di Dio, cioè di continuare la sua opera, di portare avanti l'opera della sapienza. Il prologo del Vangelo di Giovanni è un testo del Vangelo che vuole proprio aiutarci a vedere questo, prima di tutto a ridimensionarci, perché tutto quello che noi diciamo, quello che noi facciamo, quello che noi siamo è piccolissimo in proporzione all'universo, è ancora più piccolo di un fiocco di neve. L'esperienza del Covid che stiamo vivendo forse ci ha aiutato un po' a ridimensionarci come specie umana, a ridimensionare la nostra vita, e questo può diventare un primo ingrediente di sapienza. Ma poi bisogna fare anche l'altro passo cui ci invita questo prologo, questo testo del Vangelo. Ogni nostra parola, ogni nostro gesto ha un potere grandissimo se si colloca dentro questo orizzonte di sapienza, perché ogni nostra parola può continuare l'opera della creazione, può continuare a portare sapienza nel mondo. Allora chiediamo al Signore, ascoltando la parola del suo Vangelo, che ci aiuti sicuramente a ridimensionarci, a capire quanto è piccolo tutto quello che facciamo, in modo da non lasciarci mai prendere dalla presunzione nelle nostre parole e nei nostri gesti, ma anche a non dimenticare mai quanto è preziosa ogni parola, ogni gesto, ogni nostra azione, se si colloca in questo orizzonte della grande sapienza con cui Dio ha creato il mondo e il compito che ha assegnato a noi di continuare questa sua opera. E allora, buona continuazione della storia della creazione, di questa grande opera di sapienza con le parole e i gesti quotidiani. Buona domenica a ciascuno di voi.